Nuovo numero di Limes, il 3 del 2019, si intitola Venezuela, la notte dell'alba, ed è naturalmente dedicato a questo paese che ha una duplice veste, sudamericana e caraibica. L'alba di cui si parla nel titolo è l'Alleanza Bolivariana per i Popoli di Nostra America, una, idea di Fidel Castro e Hugo Chavez, che ha dato poi un'importanza geopolitica fondamentale al Venezuela dell'ultimo ventennio, perché con Hugo Chavez prima e in misura minore con Nicolás Maduro dal 2013, dalla morte di Chavez, Caracas ha cercato di scardinare l'egemonia degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. Gli Stati Uniti con la dottrina Monroe già nel 1823 avevano stabilito il loro rifiuto di ingerenze di potenze extraemisferiche, appunto sotto il confine fra gli USA e il Messico, ma anche il tentativo di Caracas non poteva certo essere ben visto, e questo è uno dei motivi che spiegano l'offensiva per ora soltanto diplomatica ed economica dell'amministrazione Trump nei confronti di Nicolás Maduro. Oh, in questo numero abbiamo diciamo una buona notizia e una notizia cattiva. La notizia cattiva è che non siamo in grado di dire adesso come finirà in Venezuela, quindi se e quando Maduro cadrà, se e quando Juan Guaidó, che costituzione alla mano si è autoproclamato presidente il 23 gennaio del 2019, riuscirà effettivamente a prendere il potere, ad esercitare un potere di fatto, visto che attualmente tutte le leve del comando sono saldamente nelle mani di Maduro. Possiamo però, ed è quello che abbiamo fatto in questo numero, interrogarci su innanzitutto su come siamo arrivati a questo punto e in secondo luogo su quali sono le variabili fondamentali per cercare di cogliere la possibile evoluzione della crisi venezuelana. La buona notizia è che invece in questo numero, come in generale nei numeri di Limes, non vi tedieremo con giudizi di tipo etico. Non siamo a definire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, perché la geopolitica è essenzialmente l'analisi dei conflitti di potere. Quindi, da un punto di vista geopolitico, a noi interessa capire innanzitutto chi esercita il potere, in secondo luogo chi vorrebbe strappare il potere alla persona che lo esercita, e in terzo luogo gli obiettivi e i mezzi per conseguire appunto questi obiettivi. Non ci interessa stabilire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, e anche la questione giuridica, diciamo che pure ha comunque un articolo ad essa dedicata nel numero, è tendenzialmente marginale in un'ottica geopolitica, perché il potere, il comando non passa per il diritto, cioè il diritto è più che altro il riflesso di una battaglia che viene combattuta altrove con altri mezzi. Nello specifico, appunto, i mezzi per ora sono soltanto diplomatici ed economici. L'evento fondamentale che cambia e che eleva di importanza geopolitica il conflitto interno in Venezuela, che se vogliamo dura da almeno 5 anni, dalle prime manifestazioni convocate dall'opposizione contro Maduro nel 2014, questo elemento, dicevo, è l'appoggio dichiarato da parte degli Stati Uniti all'iniziativa di Juan Guaidó, all'appoggio e quindi al riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim da parte degli Stati Uniti, è seguito quello dei principali paesi sudamericani, a partire da quelli che confinano, da due di quelli che confinano con il Venezuela, quindi la Colombia e il Brasile, che sono oltretutto alleati degli Stati Uniti in generale per quanto riguarda la Colombia, e anche del presidente Trump nello specifico per quanto riguarda il nuovo Brasile di Jair Messias Bolsonaro, il presidente che ha assunto l'incarico a gennaio di quest'anno. Quindi, insomma, questo accerchiamento che, se vogliamo, inizia già con la presidenza Obama, ma diventa più stringente in questo momento, determina una maggiore attenzione da parte della superpotenza nei confronti del regime di Nicolás Maduro. Abbiamo provato a chiederci perché adesso. Dunque, ci sono delle motivazioni, a nostro modo di vedere, di carattere geopolitico, quindi strutturale, e poi ce ne sono altre di carattere più congiunturale. Quelle congiunturali appartengono alla sfera ideologica ed elettorale, hanno molto a che fare con Donald Trump o con l'attuale amministrazione. Da una parte c'è il rifiuto di
dell'ingerenza di Cuba e del modello anticapitalista portato avanti dai fratelli Castro, anche se adesso attualmente il presidente di Cuba non è un Castro, però chiaramente insomma la struttura del regime è ancora saldamente nelle mani di Raúl Castro. Essendo il Venezuela legato anche tramite l'ALBA a Cuba ideologicamente, è un elemento alieno alla politica statunitense, in particolare a un presidente repubblicano, per quanto atipico, come può essere Donald Trump. Quindi c'è appunto questo elemento di rifiuto ideologico, condiviso tra l'altro dai nuovi innesti nell'amministrazione, a partire dal consigliere della sicurezza nazionale John Bolton, che ha coniato l'espressione troica della tirannia per riferirsi appunto a Cuba, al Venezuela e al Nicaragua di Daniel Ortega, che a sua volta dovrebbe essere idealmente la terza pedina del domino a cadere. C'è poi una considerazione di carattere elettorale. Gran parte della diaspora cubana, soprattutto perché naturalmente ha avuto dei decenni per formarsi, e di quella più recente venezuelana verso gli Stati Uniti, è concentrata in Florida. La Florida è uno stato cruciale per vincere le elezioni presidenziali per due motivi. Innanzitutto perché assegna 29 voti su un totale di 270 necessari a garantirsi l'ingresso o la permanenza alla Casa Bianca, quindi più del 10% dei voti decisivi per vincere un'elezione presidenziale negli Stati Uniti passa per la Florida, e poter contare sul voto dell'elettorato cubano-americano o venezuelano-americano, comunque latino-americano, che è tendenzialmente anticastrista e antichavista, quindi anti-Maduro, può essere un fattore decisivo, anche perché, e questo è il secondo motivo dell'importanza della Florida, la Florida è un cosiddetto swing state, cioè uno di quegli stati in cui non è possibile stabilire e dare per scontato che sia democratico o repubblicano, uno di quei stati in cui ha più senso fare campagna elettorale e cercare di strapparlo al candidato opposto, quindi veramente decisivo. Queste sono però le considerazioni di carattere appunto ideologico, elettorale, quindi tattica. A livello geostrategico, il Venezuela è un punctum dolens per gli Stati Uniti e un paese simbolo, se vogliamo, già dal XIX secolo, perché i corollari applicati alla dottrina Monroe fra il 1895 e il 1904, il famoso corollario Roosevelt, hanno proprio a che fare con il tentativo da parte di potenze extremisferiche, nello specifico europee, di ridurre a più miti consigli il Venezuela per questioni di carattere territoriale o economico, e la necessità avvertita dagli Stati Uniti di invece di intervenire e ribadire non tanto ovviamente la sovranità del Venezuela, quanto la propria sfera di influenza geopolitica, l'appartenenza quindi del Venezuela, come di tutta l'America Latina, alla sfera di influenza geopolitica statunitense. C'è poi appunto anche la dimensione caraibica di Venezuela, che è stata poi ingrandita da questa alleanza con Cuba. I Caraibi sono fondamentali perché possono chiudere la proiezione atlantica, sia economica sia geopolitica, degli Stati Uniti, e quindi devono rimanere per quanto più possibile un mare americano. L'eccezione di Cuba è stata tollerata a malincuore durante la Guerra Fredda e comunque stemperata dalla presenza della base militare di Guantanamo, ma non era il caso, diciamo, di aggiungere ulteriori eccezioni. Un motivo in più che configura l'importanza del Venezuela nel 2019 sono i rapporti instaurati ormai da anni, ma approfonditi ultimamente, con la Russia e soprattutto con la Cina. C'è un aspetto tecnologico che viene analizzato in uno degli articoli di questo numero, della collaborazione tra ZTE, una delle principali imprese tecnologiche del Venezuela, della Cina, e appunto il governo del Venezuela, per fare il carnet della patria, cioè una riedizione della carta d'identità digitale, che inevitabilmente è divenuto uno strumento anche per controllare l'orientamento politico dei cittadini e garantire loro alcuni servizi, fra cui la fornitura di cibo, di assistenze mediche, in un contesto naturalmente di crisi economica che pare senza fondo, garantire appunto la fornitura di alcuni servizi soltanto in base alla fedeltà politica. Il problema naturalmente non è tanto il controllo da parte di ZTE dei dati dei venezuelani, per quanto ci sia questo aspetto, quanto il fatto che la Cina possa usare il Venezuela come palestra per poi migliorare nell'implementazione del suo sistema di controllo sociale, che già attua in alcune province della Cina.
C'è quindi questa duplice dimensione, un conflitto interno, un conflitto internazionale che appunto per ora non si gioca sul versante militare e difficilmente si giocherà sul versante militare se teniamo conto che il Venezuela ha un'estensione territoriale pari al doppio dell'Iraq. L'ultima volta che gli Stati Uniti hanno invaso un paese, appunto l'Iraq, hanno mandato 150.000-145.000 soldati più un altro 50.000 di alleati. E non è andata proprio benissimo. Immaginare quindi la replica di un intervento militare in un paese che è grande il doppio e che ha comunque un territorio, insomma, abbastanza difficile da dominare, soprattutto i confini con la Colombia e con il Brasile, non è proprio semplice, anche perché c'è l'opposizione della stessa Colombia e del Brasile, che pur essendo contrari al regime di Maduro, temono ancora di più il suo eventuale collasso, perché questo scatenerebbe un approfondimento della crisi migratoria e una situazione di instabilità alle loro frontiere. Un ultimo aspetto che abbiamo considerato nel numero e che vorrei mettere in evidenza in questo caso è il ruolo degli italiani. Parlare di Venezuela in un certo senso è anche parlare di Italia, non soltanto perché il paese fu avvistato già da Cristoforo Colombo nel 1498, non soltanto perché deve il suo nome, secondo la versione più accreditata, a un'intuizione di Amerigo Vespucci, che passò dalle parti del lago Maracaibo l'anno dopo, quindi nel 1499, e notando le palafitte degli indigeni, tracciò un parallelismo con Venezia, dicendo: "Ah, mi ricorda, è una sorta di piccola Venezia", da cui appunto in spagnolo Venezuela. Non soltanto, infine, per il ruolo determinante giocato dall'Italia, da Roma, se vogliamo, con Montesacro, ma da cittadini italiani nella battaglia di indipendenza. Alcuni degli italiani hanno combattuto accanto a Simón Bolívar, uno di questi è sepolto nel Pantheon nazionale, un altro di origini italiane è stato il primo ministro degli esteri del Venezuela, un terzo ha creato una scuola di cartografia e geografia in Venezuela, quindi c'è un'impronta forte dall'inizio, ma anche perché attualmente abbiamo più di 100.000 cittadini italiani e più di 1 milione di italo-discendenti, quindi figli, nipoti di questi migranti italiani arrivati soprattutto nel XX secolo e capaci piano piano di farsi rifarsi una vita e, pur partendo da umili origini, di diventare classe medio-alta dal punto di vista economico e inevitabilmente elite dal punto di vista politico, anche per un'innegabile componente razziale, visto che fino all'avvento di Chavez, che è un pardo, quindi un sangue misto, il governo del Venezuela era sempre rimasto nelle mani dei bianchi, e questo è tendenzialmente anche l'obiettivo che si vuole raggiungere sostenendo Guaidó, diciamo. La cosa che ci ha colpito e che viene approfondita nel numero è anche la decisione, o forse sarebbe meglio dire l'indecisione del governo italiano rispetto alla crisi venezuelana, perché laddove la diaspora e la comunità italiana sostengono Guaidó e preferirebbe, sono state anti-chaviste, perché appunto le condizioni economiche e politiche volute dal chavismo erano a loro sfavorevoli. La comunità italiana quindi è stata anti-chavista pur senza alzare troppo i toni, e in questo momento è schierata a favore di Maduro. Sorprende da un punto di vista della grammatica geopolitica, se vogliamo così, che il governo di Roma non abbia seguito le indicazioni della propria comunità, o comunque non si sia confrontato con la propria comunità e non sia uscito con una posizione o condivisa o perlomeno netta, perché in questo momento non è stato riconosciuto il presidente Guaidó e non è stata neanche riconosciuta la validità delle ultime elezioni con cui ha vinto Maduro. Quindi siamo un po' a metà del guado, in una posizione che inevitabilmente ci relega in seconda fila e in un momento di eventuale transizione limiterà ulteriormente la nostra capacità di influire su un eventuale Venezuela post-Maduro, mentre per quanto riguarda il Venezuela attuale è chiaro che comunque anche lì ci sono delle condizioni che, tra cui dicevo quella l'appartenenza alla razza, all'autopercepita razza bianca da parte degli italiani, che limitano le nostre possibilità di influenza.